Adesso passo la parola al dottor Pierluigi Virginio, neuropsichiatra e scrittore. Grazie, grazie all'assessore che... Chiedo scusa dell'interruzione. Sono lieto della presenza del dottor Virginio, ma il dottor Virginio lo dovremmo mandare dove c'è il governo, perché lì hanno bisogno dello psichiatra per capire quello che devono fare. Bene, bene. Io ringrazio Teresa per questo invito graditissimo e veramente le faccio i complimenti. Ringrazio anche il sindaco, perché per essere sindaco oggi veramente bisogna essere coraggiosi. Coraggiosi. Un amico mio carissimo si chiama Nuccio Petruzzo, è sindaco di Gesualdo. Lui si è opposto alle paleoliche. E praticamente perché lui pensava in una energia pulita, però dando ai contadini il fotovoltaico, cioè la luce con i pannelli solari, e quindi bisognava dare i soldi ai contadini, non alle grosse aziende che fanno i pali eolici. Lui si è opposto, gli hanno bruciato 4 macchine, tutte, lui aveva tra famiglia, moglie, figli, 4 macchine, gliele hanno bruciate tutte e 4. E... peggio è andato al sindaco di Ponte, che ha avuto il coraggio di presentare il libro di Domenico Longo, ha avuto 2 coltellate. Due coltellate, non per il libro di Domenico, però voglio dire, essere sindaco. E devo dire anche questo, che siccome conosco bene i fatti, abbiamo scritto anche un articolo con Domenico su questa vile aggressione, devo dire che questa persona, questo aggressore, aveva ricevuto solo del bene, non era vero nulla che aveva difficoltà economiche, eccetera eccetera. Vabbè, fatta questa premessa, vi ringrazio sinceramente e stimolo a resistere. È il momento di resistere, non c'è resistere a tutti i costi. Niente, io volevo iniziare questo intervento dicendo usando questa frase, però un po' al contrario. Martin Luther King diceva: io ho fatto un sogno. Io dico: ho fatto un incubo. L'incubo era che una banda di criminali si impossessava del potere economico e politico, non dell'Italia ma dell'intera Europa. Una banda di criminali che praticamente faceva approvare e cambiare la Costituzione il pareggio di bilancio. Pareggio di bilancio che significa lacrime e sangue per un intero popolo, perché noi sappiamo benissimo che è impossibile raggiungere un pareggio di bilancio, in quanto la sanità, i servizi sociali non possono consentire un pareggio di bilancio. Ho fatto un incubo nel quale pensavo di avere dei capi di Stato che appartenevano ad una loggia massonica che si chiama Bilderberg, una loggia massonica dove sono presenti i responsabili dei gruppi bancari più grandi del mondo, la Lehman Brothers, la Morgan Stanley, Rothschild, Rockefeller. Ho fatto un incubo in cui pensavo che la BCE, la Banca Centrale Europea, che è un'associazione privata, questo va detto perché anche la Banca d'Italia è un'associazione privata, se voi prendete il libro di Domenico Longo, che non è un libro temerario, cioè lui dice la verità. Dire la verità non significa essere temerari, significa essere coraggiosi. Questo noi lo dobbiamo ribadire con forza. Dietro ci sono tutti i soci della Banca d'Italia, che è una banca privata. Ho fatto un incubo in cui praticamente la moneta non era più dello Stato, ma era di un'associazione di privati che indebitavano interi popoli. Poi ho letto un articolo sul Corriere della Sera in cui si diceva,
una cosa che è sotto gli occhi di tutti, un'evidenza indiscutibile. Tutti i paesi che fanno parte dell'euro, dell'area dell'euro, ad eccezione della Germania, tutti i paesi sono sulla bancarotta: Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Irlanda. Tutti gli altri paesi che non appartengono all'area dell'euro, la Svezia, la Norvegia, l'Inghilterra, la Turchia, sono in uno sviluppo mai visto in passato. Allora questo mi fa pensare, mi fa riflettere, perché non è possibile che noi siamo sull'orlo di una bancarotta, ci deve essere un motivo. Il motivo Domenico Longo cerca di spiegarlo, perché parliamoci chiaramente, qua non si tratta neanche di un fatto di grandi scienziati, ma bastano dei semplici economisti, professori come Auriti, che hanno spiegato che l'euro è una truffa. E questo non lo dice solo Auriti, lo dicono anche giovani economisti come Nicoletta Napoleoni, è una scrittrice, un economista che ha scritto un libro molto importante, Economia Canaglia e Maonomics, cioè ha spiegato perché l'Italia sta fallendo e perché la Cina diventerà padrone del mondo. Nicoletta Napoleone dice una cosa fondamentale: in Italia abbiamo tre economie. La prima economia è quella legale, quella che nasce dal lavoro, dal sudore. Mio padre che era molto legato a Solo Paga, sudore e sangue, perché solo chi lavora la terra sa quanto sacrificio ci vuole per avere un frutto. Mio padre, tra l'altro, ha scritto anche un libro bellissimo, La civiltà del vino, cioè sui riti misterici dionisiaci, legati al culto di Bacco, eccetera, eccetera. Però sudore e sangue, l'economia legale, no? Quella che la signora che viene a fare le pulizie nella mia stanza, l'ASL, no? Rimproverata dalla direttrice perché la stanza non era stata pulita come si doveva, lei si confidava con me e diceva: dottore, io prendo 8 euro lordi per un'ora di lavoro e devo lavorare in un'ora 20 stanze. Di questi 8 euro lordi io ne guadagno 4, a volte di meno. Allora, che cos'è questa economia legale se non un impoverimento progressivo delle persone per bene, delle persone che si ostinano a rimanere oneste? No? È un'economia che non conviene, è un'economia che non va, non frutta. Poi esiste un altro tipo di economia che Nicoletta Napoleone la definisce paralegale, cioè ai limiti, ai confini. Chi è paralegale? L'imprenditore che deve pagare i contributi e non riesce a pagare tutti i contributi ai suoi dipendenti. Non pagare i contributi anche in ritardo, anche dopo un mese, è un reato penale. No? È un'economia che sta lì tra... un po' i sindaci forse ci possono capire, no? Ci possono capire, perché noi facciamo un provvedimento di un certo tipo, rispettiamo certe norme, ma disattendiamo ad altre norme e quindi possiamo essere colpiti in qualsiasi momento, no? Da un funzionario particolarmente rigoroso e quindi andare dall'altra parte. L'economia paralegale comprende anche la cosiddetta, non so, il riciclaggio, no? Molte banche fanno il riciclaggio, non hanno problemi di giustizia perché ovviamente è difficile colpire questo tipo di reato, i cosiddetti compro oro, che
come dire, in realtà l'oro che loro prendono spesso è di provenienza furtiva. Anche la prostituzione è un'economia paralegale. Perché un'economia paralegale? Perché la prostituzione di per sé non è un reato. L'incitamento, lo sfruttamento della prostituzione è un reato, ma la prostituzione in sé per sé non è un reato. È proprio, non è un reato. E quindi c'è un'area sempre più grande che è la cosiddetta economia paralegale. Ma qual è adesso la vera economia, quella che produce denaro, denaro liquido? Perché noi che viviamo di uno stipendio, viviamo del nostro sacrificio, del sudore, della fronte, noi, come dire, abbiamo uno stipendio che ci fa arrivare forse a fine mese, ma no, non sempre. Se io penso ai pensionati, penso ad esempio a un coltivatore diretto, ha una pensione in genere che si aggira sui 500. 500 euro si può vivere un mese? Non penso. Un artigiano arriva ad una pensione di 480 euro. Tante figure professionali hanno delle pensioni assolutamente miserabili. Io dico sempre che noi siamo la provincia più miserabile d'Europa. Purtroppo è così. Da studi economici, il fortore abbassa notevolmente il livello di ricchezza della provincia di Benevento. Il fortore è poverissimo, per cui noi siamo la provincia più povera d'Europa. Io la settimana scorsa sono stato a casa di un mio assistito, gli avevano tagliato la luce. Gli avevo fatto fare una bolletta dell'Enel, un kilowattora, 25 euro al mese. Io gli dico, ma come? Ti sei fatto tagliare la luce? Per poi riattivare la luce bisogna pagare una penale. E lui mi ha detto, dottore, io o mangiavo o pagavo la bolletta. Abbiamo fatto, come dire, questo colloquio a lume di candela. E se penso che Benevento aveva le terme 2000 anni fa, aveva un teatro romano di 10.000 posti, un anfiteatro che sarebbe dove sta la stazione di Cartone, 20.000 posti, se penso che per Benevento, diciamo 2000 anni fa, c'era un benessere, ma dove siamo arrivati? C'è un impoverimento. Siamo diventati poveri tutti, non c'è possibilità di risollevarsi. Questo perché è scientifico che il denaro circolante sarà sempre inferiore al deficit pubblico, 2000 miliardi. La BCE farà sempre in modo che questo debito pubblico sia ineludibile. Non potrà mai essere soddisfatto questo debito. Tra altre cose, Domenico Longo ha il merito di aver posto dei dubbi, ma chi l'ha fatto questo? Il debito, consentitemi, io quando faccio un debito c'è uno che mi presta i soldi, c'è un contratto, una data, una firma. Io vorrei sapere chi ha preso i soldi, chi ha firmato e chi ha concesso. Domenico Longo ha cercato di spiegare anche questo. E piano piano siamo arrivati ovviamente alla consapevolezza, alla coscienza che questo debito pubblico è un debito in realtà artificioso, creato appositamente per dei giochi di ragioneria. Allora, io ritorno all'economia illegale, cioè avremo sempre di più disordine pubblico. Perché? Perché se l'economia illegale è quella che consente alle persone di avere pacchi di banconote, è stato arrestato un ragazzo che seguo io, questo fa il trafficante di droga. Lui in una settimana gestiva 20 kg di marijuana,
20 kg di marijuana in una settimana. 20 kg di marijuana, 30-40 grammi di cocaina, altrettanti di eroina. Praticamente aveva un giro di denaro che si aggirava a settimana solo per lui che faceva il tempo di andarlo a prendere a Secondigliano. Se voi volete andare a prendere a Secondigliano la droga, si può fare tranquillamente, però conoscere, se no non... Lui gestiva 20.000 euro a settimana. Ovviamente questo tipo di economia è fatta con denaro liquido, non con assegni. Non è... Chi è che può comprare adesso? Chi è che si può comprare una casa? Solo chi ha disponibilità di denaro liquido. Perché se io mi vado a comprare una casa, come ha fatto un altro mio paziente, un contadino della zona di San Giorgio La Molara, in vita sua non aveva mai visto un bagno, in casa sua non esisteva il bagno. E chi mi sente alla mia età sa benissimo che questo tipo di popolazione l'abbiamo conosciuta. Esisteva una baracca esterna alla casa, un gabbiotto. Il bagno, l'acqua corrente, l'acqua, cioè l'acqua calda, l'energia, è una conquista di pochi anni. Questo mio assistito ha comprato una casa. Per lui il conto corrente non esisteva. Lui non sapeva neanche che cos'è un conto corrente, non lo sapeva perché è ignorante, analfabeta. Però mettevano i soldi sempre sotto il materasso. I nonni, il padre, i suoceri, finalmente, dietro mia insistenza, comprano una casa popolare a Benevento, 60.000 euro. Una casa popolare, 60.000 euro a Benevento, ottimo prezzo. L'agenzia delle entrate gli ha mandato una lettera, ha detto: scusa, la tracciabilità di questi 60.000 euro. Lui ha preso tutti i parenti, ha fatto fare delle dichiarazioni, dice: io gli ho dato, si chiama Santo questo, è veramente un santo, è timidissimo, è bravo, è buono, è un minus abens, insufficiente. Tutti i parenti hanno dichiarato, gliel'ho dato io, liquidi, gliel'ho dato io, tutti, tutti. L'agenzia delle entrate, ovviamente, non si è interessato minimamente di questo e ha detto: adesso devi pagare 33.000 euro di imposta. Siccome lui non le può pagare, gli hanno sequestrato, gli hanno messo l'ipoteca sulla casa e gli hanno detto: santo, puoi frazionare il pagamento. Allora, e io mi vado a comprare una casa adesso, io dottore Virgini mi compro una casa, ma è impossibile, perché l'agenzia delle entrate mi dice: scusa, ma questi soldi da dove li hai presi? E siccome la tracciabilità è un fatto di adesso, ma i soldi sono quelli di una famiglia, di una vita di sacrifici, no? Che non sapevano neanche che cos'era un conto corrente, beh, insomma... Credetemi, comprarsi una casa adesso è un suicidio. E volevo citare semplicemente, poi concludo, un libro, si chiama Cocaina. Cocaina, Andrea Amato. Andrea Amato è un giornalista molto coraggioso come Domenico. È andato in Colombia, è andato a vedere i trafficanti di coca. È entrato all'interno dell'organizzazione, addirittura nelle fabbriche dove raffinano la cocaina, e ha scoperto che il capo dei narcotrafficanti colombiani, cioè il capo di tutto il mondo, diciamo, che gira intorno alla cocaina, dopo Pablo Escobar,
che è morto, è un calabrese che si chiama Mancuso. È un calabrese nato in Colombia, figlio di calabresi, che ha stretto dei legami fortissimi con l'Andrangheta. Per questo l'Andrangheta ha superato la mafia nel giro del traffico degli stupefacenti. E lui ha detto questo, ha detto Andrea Amato: attenzione, attenzione, sono diventati ricchissimi. Questi trafficanti di droga sono ricchissimi, addirittura hanno a disposizione una flotta di aerei, elicotteri, navi, ma anche sottomarini. Sono piccoli sottomarini tascabili che servono per portare la droga nei vari paesi, Cuba, Florida, eccetera, eccetera. Allora bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Vedete, il gruppo Bilderberg, che Domenico Longo ha ben individuato. Credetemi, c'è un bellissimo articolo sulla Repubblica che sembra copiato interamente da Domenico Longo. Lo ha scritto una giornalista napoletana, Concita De Gregorio. Lo ha scritto, e se voi andate sul sito della Repubblica lo trovate e vedete chi sono gli iscritti a questo gruppo Bilderberg. Pochissime persone, però altamente selezionate. Tra queste persone c'è da una parte Prodi, dall'altra Monti, Berlusconi, Agnelli, la famiglia Agnelli, Rothschild, non c'è Berlusconi, però Diego Della Valle, Emma Bonino. Questo spiega perché Emma Bonino adesso è ministro degli esteri. Allora, è Letta? Rigoletto. Letta della Triade, che è un'altra organizzazione, Letta della Triade. Vedete? Trilateral. Io dico Triade. È un incubo. È un incubo. Vedete? La lira turca ha conosciuto un boom assolutamente impensabile alcuni anni fa. Noi stiamo impoverendo un popolo, lo stiamo spingendo alla follia. Io faccio lo psichiatra, la mia presenza qui è dovuta a un fatto semplicissimo. Io lavoravo alla salute mentale, trovavo persone depresse e capivo che la depressione era legata al disagio economico, alla povertà, alla disoccupazione. Poi sono passato al CERT e lì ho trovato ancora più disperazione. Non si può continuare così. E ve lo dico chiaramente, hanno fatto delle leggi e dei decreti anticostituzionali. Andare in pensione dopo 42 anni di contributi, io se penso ai ragazzi che seguo io, che non sono più ragazzi, adesso gente hanno raggiunto 40 anni, superati i 40 anni ampiamente, non hanno un giorno di contributo. Mettere la pensione a 67 anni con 42 anni di contributi è criminale, perché significa, vedete, questa cosa dei 42 anni di contributi vale anche per le forze dell'ordine. Cioè, io carabiniere, come faccio a rincorrere un ladro a 65 anni? Come faccio? Io, guardia di finanza, io, esercito, come faccio a svolgere la mia funzione
che è una funzione altamente usurante, perché voi pure dovete capire le difficoltà. Io sono stato cresciuto nella famiglia di un maresciallo, la mia vita è stata oscillata tra Donna Carolina Pernigeri e un maresciallo, che era però un maresciallo di pubblica sicurezza, non era dei carabinieri. Quindi è stata una vita ricchissima di esperienze e di rapporti umani. Diciamo, com'è pensabile che poi dopo si possa arrivare ad una certa età, dopo aver fatto servizio a Catania, Bolzano? Se io quando scrivo le relazioni di questi amici che si sono ammalati, no? In 10 anni gli agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita sono 70. In 10 anni 70 agenti di polizia penitenziaria si sono suicidati. Nell'arma dei carabinieri siamo a un livello molto più basso, siamo circa la metà. Però quanti morti abbiamo avuto in Afghanistan? Allora attenzione, è una vita di enormi sacrifici che ti segna duramente, ma ti segna proprio a livello psichico, perché la tua famiglia ovviamente è anche lei provata da tutti questi movimenti, Bolzano, Catania, Poggio Reale, Palermo, Napoli, eccetera.